Cecerinone, in questo momento arriva il triplice fischio di chiusura. Dunque, l'Audace Cerignola batte il Taranto con il punteggio di 5-1. Tutti i giocatori stanno festeggiando sul terreno di gioco. La tifoseria gialloblu è tutta ad incitare i propri beniamini. Al nostro presidente! Ancora in Piazza Duomo abbiamo il presidente. Vai Bimmo. Allora, presidente Grieco, che sensazione è questa bella festa dopo questa bella finale playoff? Ma le parole sono finite perché c'è tanto entusiasmo, noi siamo felici, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Credo che alla fine abbiamo meritato questa vittoria dei playoff per la partita che si è vista, perché comunque abbiamo fatto una grande partita. Io dedico questa vittoria alla mia città, al mio paese, perché è la vittoria di tutti. Una vittoria bellissima, una grande stagione, forse c'è qualche rammarico, però l'importante è essere arrivati a questo obiettivo che voi vi eravate prefissati, presidente. Ma sì, per noi l'importante è andare in Serie C, poi arrivare primi o secondo per noi è relativi, poi abbiamo fatto di tutto, sappiamo che il Picerno ha fatto un campionato strepitoso, però alla fine io sono soddisfatto di questo secondo posto e spero di dare al più presto la bella notizia, perché sta città lo merita e questa tifoseria lo merita davvero, la Serie C. A questo punto è logico dover aspettare che una possibile risposta a quello che lei diceva riguardo i ripescaggi, esatto? Ma sicuramente siamo i primi in graduatoria come migliore seconda d'Italia. Io credo che il 99% oggi il nostro sogno è diventato realtà. Poi aspetteremo la certezza a fine mese, dove siamo stati chiamati in federazione, poi per dare la stupenda notizia. Alla fine io sono come San Tommaso, se non vedo non credo, però la graduatoria ci dice che siamo la migliore seconda d'Italia e quindi va bene questi festeggiamenti e sono felice e orgoglioso di questo risultato. Un'ultima domanda, poi la lascio. Questa è stata anche la festa di un bellissimo stadio che oggi pomeriggio era gremitissimo in ogni ordine di posti. No, è stato uno spettacolo. Io spero che anche per l'anno prossimo lo stadio lo voglio così pieno, perché sappiamo tutti che i giocatori, quando hanno il grande pubblico, fanno di meglio. Oggi ci sono visti determinate giocate fantastiche, proprio magari dovute a tanta gente che era allo stadio. Vogliamo dare anche un grazie all'amministrazione che si sta impegnando. Sappiamo tutti che oggi la federazione chiede prima tutto il campo a norma. Dobbiamo ancora fare dei lavori per poter fare la Serie C, però...
Quindi un doveroso ringraziamento va anche all'amministrazione comunale. Grazie Presidente, in bocca al lupo ancora. Grazie, auguri. Giuseppe. Giuseppe. Ciao. Ciao. Come stai? Com'è questa sensazione stasera? Bella, è un giorno di gioia perché abbiamo lavorato un anno per arrivare a questo obiettivo. È stata bella anche la partita oggi. Molto bella. Antonio, che sensazione! Questa credo che sia un qualcosa di esemplare, di unico, è un qualcosa che tutta la città aspettava. Io ho giocato per 13 anni e alleno qui da 4 anni, credo che sia una gioia per tutti, anche questi bambini intorno, credo che sia un qualcosa di immenso. Com'è questa piazza stasera? Com'è questa piazza? Prova a girare la telecamera e poi guarda tu stesso. È unica, ma i cerignani sono sempre stati questi, poi hanno sempre avuto questo fuoco calcistico dentro e questa è una cosa bellissima. Grazie Antonio. Grazie a te. Grazie. No, ma questa volta lo becchiamo Francesco Zaccaria, visto che è stato il punto di riferimento per quanto riguarda le pubbliche relazioni e anche la comunicazione dell'Audace. Allora, le sensazioni di questa sera, Francesco? È stata una grande emozione, lo merita sicuramente il presidente Nicola Greco che avete poc'anzi ascoltato, lo merita tutta la famiglia Greco, lo merita la squadra, lo merita il mister, lo merita il direttore, lo meritano tutti coloro i quali durante questa stagione non hanno mai mollato, hanno lavorato in settimana in preparazione a quella che era la partita della domenica. Sono stati dei playoff fantastici, io credo che non ci sia nulla da rimproverarsi sulle due gare e soprattutto sul pubblico di oggi, sulla grande prestazione, sul risultato rotondo, un 5-1 insomma in una finale contro il Taranto, che è una società gloriosa, che ha storia, e un grande risultato. Si è scritta la storia di questa città, si è scritta la storia di questa società dal 1912 ad oggi, quindi grazie a Nicola Greco, alla sua famiglia, a tutto questo bello spettacolo al quale abbiamo assistito, e non lo dico da cerignolano, lo dico da barrettano, anche se abbiamo un grande gemellaggio, c'è un grande gemellaggio da queste, di queste due città, infatti oggi c'erano anche i tifosi del Barletta al Monte Risi a sostenere e anche da Canosa, c'era proprio da Canosa, ma da ovunque, e ce l'avevano testimoniato l'affetto con i loro videomessaggi, le loro foto in settimana. È stata una carica emotiva assurda quella che è arrivata ai ragazzi in settimana. Ho visto. Mm-hmm.